30. Oh, allucinante. Quindi cosa facciamo? Visto che fa... Allora, visto che fa... Questo è già ufficio? È questo? Non ha che fare proprio questo. Ok, here we go. Fagli da fare a cazzo. Mission prendi mappa. A dire. Mamma noi andiamo a ca picco del re. Niente, va, direttamente facciamo una missione principale, perché sennò non veniamo giù qua. Posto di Cleos, ma no, dobbiamo andare da quella parte. Si vola. Dove non già la fa? Vabbè, vado qua giù. Questo tempo pensavo di conoscere i miei figli. Non ne sapevo nulla. Non eri impegnato a mandare avanti l'universo? Magari, ma no. Ero impegnato a divertirmi a spese degli altri. E ora c'è da pagare il conto. Che c'è da fare per due? Un piede. E sconfiggi di girone, oh, ma come te lo frate? È tutto qua dietro, ci sono. Huh?
che palle, oh. Cane o cosa recirce di curse, per caso due gigante che è potente e senza pozione di Asterix è impossibile, quindi cerchiamo di riverso. Culo rotto. Non è che pretende che me ne vai una missione. Che toccacci è sto cosa? Aspetta, fermo, non sei io. Non è cazzo cosa. Cala la montagna, ma che ti pare sogno Manolo? Cacciare! Dopo ci vuole essere gigante non giovare. Dai. Potenziare che questa sera voglia e questo è vedere di vino invece a fare questene se con 5 di queste cose a cane interessante e buono queste cose posso farmi grazie a dare gettare la poluzione ovvio. Ok, ora dove cazzo dobbiamo scalare la montagna? E c'è la lira. Quanto c'è ne fa questo qua? Dove? Ci ne giri, si abbandonerà. Il re degli dei di una missione. Ah, caccio picciolo. Ah, ecco. Ah, mole. Sì. Sì, veloce, ciane. Ecco qua. È la cosa di Assassin questa. Assassin's Creed, si svide tutta la mappa. Phoenix osservò l'imponente montagna con il freddo vento che gli fischiava nelle orecchie.
comunque. Ora sì. Dire da su. Re degli dei. Ok, here we go. Dire qua. Ritto per ritto. Fa molto freddo. Non preoccuparti, Phoenix. La mia passione accenderà i fuochi sulla tua strada. Cercali per riscaldarti. Posso ricevere anch'io un po' di quella ardente passione? Neanche se fossi Adone, Achille ed Eracle impegnati in un'orgia su un Pegaso fatto di arcobaleno. Questa è davvero un'immagine raccapricciante. Ed è l'unica cosa che otterrai da questa conversazione. Già mogliere Troia. Cavolietto, Sara. Sale. Facciamo la missione principale, se no qua non ve ne muccio il cucciolo. Cioè penso che prima a fare chiste, e poi forse qualche altra cosa, ma ormai c'è però io penso che... Oh, è tutto freddo. Tifone non voleva che Phoenix raggiungesse la cima della montagna. Non lasciare che ti fermi! Phoenix! Puoi farcela! Shaggy, ci stai una vita. Guarda, è una statua di tuo padre, Crono. Era anche quasi quanto me. Ehi, un momento, ha provato a mangiarti in nome del cielo.
Mia madre Rea gli diede una pietra al mio posto. Ora penso che poteva anche evitare. Hai ragione. Wow, ma che severo. No, voglio dire, quella statua non dovrebbe avere una pietra in mano, ora che mi ci fai pensare. Impressionante, che diavolo. Allora, mai dire forse il diabato. Mamma faccio, non è che sei magari la montagna in cuore. E chi stiamo a pizza? Io poi voglio fare la forestale, che non lo sapevo. Dai, c'è un ponte. Porca troia, capite? Wow!
Roger, rapido! Stanga, niente, stanga. Allora, che cazzo succede? Beh, è la strada, questa è la strada, vediamo se ancora c'è fare un pino della strada. Che merda, ci sta un giro così, c'è il giro tutto a destra, ecco che c'è un giro, fa freddo. Vediamo, che dire può fare secco. Ah, guarda, pigliati, sennò cosa non potevo tenere nel rio. Che cazzo è? Guarda qua. Ecco. Ma che te, quanto cazzo cammino? Ci siamo? Aspetta, non vedo giusto, forse il camaglio è dritto per dritto. Là. Amici, ora? Un cazzetti. Dire, da. Dove c'è nessuno? Io mi sono tutti cabbani. Forza Manolo, forza, forza che sei tutti noi. Veloce, 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 veloce. Manolo. Lo scalatore. Ci siamo? Sì, ci siamo, dritto e per dritto. Forza Manolino. Ci siamo. E a dire a casa, no, stiamo in tutta una cabana. La magia da sopra. Madonna, ma che se sono giù su cogliere il video, però. Non ci siete, non ci siete, cade. Non ci siete col cervello, ma le lasciate a fare a fare, ma almeno un autobus, una cosa. Non dico un autobus, ma te lo trasporto giù, glielo potete anche mettere, va? No, ti stai tutta stasciata. Eccolo. Ma fa freddo. Non ci posso fare. Maria finita. Porca troia, non che cazzo c'è a dire, ma poi gira di palle però, eh. Che cazzo di coglione. Che palle cosmiche. Fare un giro a fosse. Ma
se lo fai calare, lo fai cenare. Dai, tutto sto giro. Maria, mi stai stressando. Ok, ci avesse massivo, no? Una bella scomoda. Figli questo. Cesimo? Questo è Zeus. Oh, Zeus! Wow! Ma guarda chi è? Tipo qua, vabbè, c'è di scappare di galate io. Non tenendo, c'è provato. Sono senza energia e stessa, non so. Siamo qua, dobbiamo fare questa sfida obbligatoria per andare avanti. Cosa cazzo si deve fare? Ma non l'ho capito, vediamo un po'. Quindi, ci sono tutte queste minchiate qua, vediamo un po'. Io sono qua. E dove devo andare? Vada, è super impossibile, ci credo. Già. Via. Ah, ho visto che fare prima. Ok, ho capito, ok. Ma prima di domare queste cose. Quindi prima dobbiamo accendere questi cosi. E prima di accendere questi dobbiamo sbloccare qua la baracca. Sì, vabbè. E quindi prima forse va a fare ma questo. Andiamo un po' che c'è qua dentro. Pazienza. Dunque, un'altra pietra. Andiamo a provare a dire del sopra, però. Senza antistaminico, un casino. Io ce ne abbatto, guarda, forse abbia io.
come cowboy. Sono 5. Ops, c'è la palla. C'è un'altra porta da aprire, che è questa. Sembra la stessa cosa. Dove? Qua. Ultima. Thank you.
una merda. Possiamo essere più di questa. Vai, forza. Cioè va meglio, forse visto che non c'entra un cazzo a camera, se ne fa un gioco audio qua. Libra, la costellazione della giustizia. Libra. Brilla sui mortali simboleggiando la tua potenza, o Zeus, soppesando le loro azioni. I vecchi tempi. Ricordi quando li ho creati? Prima i titani vagavano sulla terra. Noi due, insieme agli altri dei, li abbiamo sconfitti. Erano bei tempi, Zeus. Sì, è vero. Poi fu il momento di creare i mortali. All'inizio provai a plasmarli dall'oro. Erano perfetti. Ma per la noia li eliminai. Poi provai con l'argento. Ma erano così stupidi che si facevano solo del male. Così usai il lottone. Fu un grave errore. Si fecero la guerra l'un l'altro fino a eliminarsi. Poi fu il turno della quarta razza. Gli eroi. Erano fantastici. Io li adoravo. Da che cosa li hai plasmati? È questo il problema. Ho perso la ricetta. E così arriviamo a oggi. La quinta era. Ho usato... il ferro. Il meglio del meglio. Proprio così. Se non avessi rubato il fuoco degli dei per darlo a quegli sciocchi mortali, non saresti qui incatenato a una roccia. Lo sai che hai il potere di cambiare tutto questo, vero? Sei tu che mi hai messo qui. I mortali di ferro sono stati un problema sin dall'inizio e peggioravano a ogni generazione. Sto già pensando di provare con il succo d'uva per la sesta era. O l'olio d'oliva, quello piace a tutti. Qual è il problema dei mortali di ferro? La degenerazione, l'egoismo. Non si lavano le mani. Ricercano solo il piacere e il potere e non rispettano l'autorità. Sono estremi e caotici. Stai parlando di te? Ehi! Beh, in effetti. Tutta estremazione, perché per questa minchia? Prima di Zeus, il mondo era un luogo di caos e sofferenza. È ancora così. Non ho cambiato nulla. Voglio dire se si può fare una cosa. Che cos'è che ho fatto? Stai guardando queste cose. Oh.
Sento un'energia negativa provenire da questo luogo. Fammi indovinare. È la torre di Hera. Prometeo, io l'amavo tantissimo. Ero letteralmente impazzito per lei. Amava gli animali, così diventai un cuculo per farle dire sì. E quando disse no, la costrinsi a sposarmi. E ora che siamo sposati, la disonoro. Tradire fa parte del gioco, ma tradisco anche la sua felicità. Tradisco tutto. Tradisco me stesso. Comunque, questa è la torre del fato. Oh! Beh, è imbarazzante. Tocca a me, che una scarica di passione ti riscaldi i lombi, il cuore, volevo dire. Non mandare questa struttura, appunto come se stava in giro, non mandare questa. Trova Teresa, Ire, a fare la missione principale. Se no, qua, ok, vediamo un po' ora che cazzo a fare, appunto dopo prima per il timing da cavolino. Ce l'ho fatta! Chi comanda ora, Ligirone? Ops. Ehi, fiato di Cerbero! Sì, ho abbattuto le colombe mentre la stavano portando alla montagna, come avevi detto, Tifone. Ma che... Bene, ora il nettare che conferisce la vita agli dèi e il liquore delle loro vene, mettili nel calderone. Liquore? Il sangue degli dèi. Veloce, piccolino. Il piccolino si sta stufando. Ora, il veleno di Idra che ha abbattuto Eracle e l'acqua dello Stige, il fiume più letale dell'Ora Tomba. Stai indietro, versa i frammenti adamantini per contenere il tutto. Piano. Bene, ora portami la chiave. Questo sarà il mio trono una volta uccisi gli dèi? Quando li avrò eliminati con quel veleno, nulla può resistere al suo bacio oscuro. Dunque è questo il piano di Tifone. Ucciderli tutti. Ah, sì. Mi ci potrei abituare. Ligirone! Si fa interessante. Wow, che velocità! Come hai fatto ad arrivare quassù? Ho sentito tutto! Guardami, non merito di essere un dio? E naturalmente penserò anche a te. Ti renderò il dio della narrazione, così potrai commemorarmi. Che ne pensi? Non ti rendi conto di quello che stai facendo? Non puoi dare quel veleno a Tifone! Smettila di preoccuparti, è tutto sotto controllo. Non dovrai fare del male a nessun dio, te lo prometto. Lo farò io. Tagliamo i rami secchi. È ora di cambiare. No,
Non te lo permetterò! Tu e quale esercito? Nessun esercito, solo io. Oh, hai sul serio? Non voglio umiliarti, ma non mi lasci altra scelta. Minchia, c'è camo buono. Avanti, forza! Colpiscimi! Wow! Te l'ho detto! Allora smetterò di andarci piano con te. Fatti sotto! Attenzione a quello che facciamo! Oh, sì! Mi ci potrei abituare! Che cos'è? Lo slogan di questo idiota! Avanti, Phoenix! Lascia che ti insegni un paio di cose! Ora non è più divertente, Phoenix! È questo che sono per te, una specie di scherzo! Non intendevo quello! Per tutta la vita ho desiderato essere come te! Avrei fatto qualunque cosa per te! E non mi hai mai chiesto niente! Era come se non esistessi! Bene, sei tu lo scherzo ora! Stai indietro prima di farti del male. È questo ciò che vuoi? Sto cercando di aiutarti! Basta! Ti prego, fermati! Perché? Non hai sconfitto 1000 spartani da solo? Non ti sei infiltrato nel loro porto, affondando in una notte le loro navi una per una? Questo non è nulla in confronto a quelle imprese! Non è vero! Non ho mai fatto nulla del genere! Come? Cosa? Prometeo! Cosa? Mi sono nascosto, va bene? Ci fu una tempesta. Tutte le navi affondarono. E gli altri soldati vennero uccisi. Me lo sono inventato, d'accordo? Cosa ti sei inventato? Tutto! Ho imparato da te. Racconti così bene le storie, tu, che è impossibile non credere a tutto quello che ti esce dalla bocca. Ci metti tanta di quella passione. Si potrebbe dire che raccontare storie è una caratteristica di famiglia? Quelle non sono storie. Sono bugie. Stessa sostanza, nomi diversi. Comunque, quando diventerò un dio, le renderò tutte vere. Nessuno lo saprà mai. Ligirone. Tifone! No! Oh, fermati! Stai commettendo un terribile errore! No, no, no! Che succederà se la userà contro la mia famiglia? Ci vai direttamente, c'è questo qua, proprio... essere... No, proprio sul dato, proprio che io l'ultimo po'. Non vedo che ne. Oh, vabbè. Andiamo, andiamo. Aspetta! Ligirone! Non posso credere che stia accadendo. Mai voltarsi quando qualcuno indica qualcosa. Questa è una delle regole fondamentali, insieme al compilare delle liste per organizzarsi e al controllare sempre che uno dei figli che sta inghiottendo non sia in realtà una pietra. Ottimi consigli. Insieme al compilare delle liste per organizzarsi e al controllare sempre che uno dei figli che sta inghiottendo non sia in realtà una pietra. Ottimi consigli. No, no, no! Che succederà se la userà contro la mia famiglia? Prendi quella pozione, Phoenix! Oh!
Il girone a fare la fine nuovo succio, va. Da montagna provo freddo. Oh cavolo, picciotte, bah, così, ma io cacchio, c'è la faccia trovare dopo, muoio. Cazzarola! Vanisci lo corinjano tu. Bolla. Acciana, forza di seccionare, prima un aggiro. Non riesco a con cazzo. Quando eravamo. A fare tutti i pungi. Beh. Mi dico se è dietro. Facciamo trovare un uccisino. A sedire. Forza Phoenix! Phoenix sentiva che se avesse seguito suo fratello nella cripta non sarebbe più potuto tornare indietro. Ecco questa bella, ci passiamo un po'. Di tifone! Stai per fronte di tifone, una volta nella cripta del tifone non potrai più tornare all'uso d'oro per motivi di progresso. No, quindi praticamente, ma io do caso qui c'è un punto almeno posso, ci posso venire quando cazzo vuoi, ah ci posso venire quando cazzo vuoi, perfetto. E ora andiamo a farsi i mocazzi, quindi prendiamo una missione secondaria e mi sa che stacco e faccio una missione secondaria.